ragazzi, in questo nuovissimo video di JumpyTech siamo finalmente ritornati con un AnswerTech che non ne facevo da un bel po' di tempo e quindi ogni tanto rifarne qualcuno direi che ci sta. Siamo ritornati con queste domande che mi avete fatto, delle domande strane, veramente molto molto strane, e quindi ragazzi vi invito a lasciare un bel pollice in su sotto a questo video se vorreste altri AnswerTech in futuro, perché ultimamente ne faccio un po' di meno e mi rendo conto che questi fuck a voi piacciono, perché c'è un confronto, diciamo un certo dialogo fra me e voi, appunto c'è questa sorta di interazione fra me e voi che non è per niente male e direi che secondo me ci può stare. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con la prima domanda. Che ce la fa? Un attimino che zoom. Ok, ce la fa Andrea Chianese. Cosa ne pensi della moda Dark Polo Gang? Di' la verità, hai iniziato ad ascoltarli solo perché contengono la parola polo dentro, vero? No, in realtà non ascolto la Dark Polo Gang perché mi fa altamente cagare, cioè fa veramente troppo schifo, e quindi non l'ascolto perché appunto è veramente orrenda. Al di là della moda che c'è, sì, ok, ma fa troppo schifo. Ho ascoltato una canzone e mi sta venendo lo sbocco. Armando Bellissimo. Cioè, porca troia, se questo è veramente il tuo cognome, hai vinto. Perché mi immagino a scuola Buscetta, bello figo, bellissimo. Io sono bellissimo. Cioè, sai che soddisfazione, cazzo, vabbè. Hai mai pensato di cambiare la Polo perché all'improvviso ti innamori di un'altra auto e sostituirla? Bella JumpyTech, ragazzi. Raga, io sono innamorato di tantissime auto, però dovete sapere una cosa, che i soldi non si cagano. E quindi, no, mi tengo la Polo perché è una bella macchina, a me piace e basta. Tra l'altro, prima, in retromarcia, facendo il retro, ho preso un marciapiede e l'ho scheggiato un pochetto, e quindi adesso mi tocca riverniciare il paraurti dietro, e già ho comprato la retrocamera e gliela devo mettere perché mi sono rotto il cazzo ogni volta di colpire cose in retromarcia. Comunque no, non la cambio, raga, mi sono innamorato appunto, come ho detto, di tantissime auto, però i soldi appunto non li cago, e quindi un attimino di contegno, e quindi mi tengo questa finché dura. Roberto Formichella ci fa una domanda che nessuno mi ha mai fatto, è perché voi non siete attenti, e quindi ci sta. Quanto hai pagato la tua scrivania? Dato che ne parli tantissimo ma non hai mai detto il prezzo. Questa scrivania qui, solo la struttura, l'ho pagata la bellezza di 800 e passa euro, solo la struttura. Perché ragazzi l'ho pagata così tanto? Perché di per sé è un pezzo di legno con dei piedi d'alluminio, però l'ho pagata così tanto perché ho scoperto essere di vero legno. Cioè è vero legno, questo qui è vero legno, e tra l'altro è il legno olmo. Io infatti ho detto, ma che cazzo significa olmo? Non sapevo che era un albero, l'albero olmo. Io non mi sono messo a fare una ricerca su internet ed è un fottuto albero l'olmo. Quindi questa scrivania è di vero legno e per questo mi è costato un occhio della testa. Francesco Meli ci chiede: secondo te chi è il membro della crew con più istinti omosessuali? Saluta me e Antonio, grazie, sei un grande. Buonasera. Che è il membro della crew con più istinti omosessuali? Ovviamente è un razzo crew. Chi deve essere? Giulio La Guidara. Ma certo che avete cognomi, raga. Ma hai mai rotto qualcosa di prezioso? E se sì, i tuoi genitori che punizione ti hanno dato? Bella Jumpy, ho 23 anni, i genitori non mi mettono in punizione, anche perché qualsiasi cosa io mi compro, li compro con i miei soldi, e quando ero piccolo non rompevo niente perché non avevo chissà quante cose. Però se dovessi rompere qualcosa, ragazzi, io sono una persona perfettina e tutto. Per esempio, mi riattacco al discorso di prima. Prima, facendo un retro, ho preso sto cazzo di marciapiede, ho fatto tipo un buchino nel paraurti, piccolissimo, tipo manco mezzo centimetro. Si nota. A me dà un fastidio bestia pensare che la cosa che ho comprato tempo fa non è perfetta, perché per me le cose, gli oggetti che compro devono rimanere sempre perfetti. E già sto pensiero che c'è questa cosa che non va nella mia macchina, mi do un fastidio bestia. Io nemmeno con il telefono, ragazzi, se il mio telefono si graffia o qualcosa io divento malato, mi viene l'istinto di cambiarlo perché voglio che le cose siano perfette. Oh, sto rumore di merda ogni volta. Leandro Romeo ci chiede: cosa ne pensi di YouTube e dei problemi che sta accusando? Se leggi questa domanda ti propongo di fare una sfida tra te e Murri. Chi arriva per ultimo al milione di iscritti si deve tingere i capelli. Allora vaffanculo, sai che ci arrivo per ultimo io, pezzo di merda, quindi mi devo tingere i capelli. Toco cazzo, non faccio niente. Cosa ne penso di YouTube e dei problemi che sta accusando? Ragazzi, per tutti quelli che non lo sapessero, YouTube ultimamente sta avendo un sacco di problemi. A livello che non manda le feed e non conta praticamente le visualizzazioni, ma non a tutti i canali, ad alcuni canali. Io praticamente sono dentro questi, perché io e altri membri della crew abbiamo accusato questo problema. Praticamente pubblichiamo il video, praticamente noi abbiamo attivato la campanellina sui nostri canali. Io per esempio sul canale di Mike, di Murri e degli altri ho attivato praticamente la campanellina. Questa campanellina cosa serve? Praticamente quando esce un video ci arriva una notifica in push sul cellulare. Questa notifica in teoria dovrebbe arrivare istantaneamente non appena si pubblica il video,
Ma questa cosa non succede perché arriva dopo giorni o addirittura dopo settimane. Cioè, quindi sta cazzo di notifica non arriva al cellulare. Praticamente, siccome la nostra utenza è al 99% cellulare, significa che il 99% dei nostri iscritti non va a guardare il video, a meno che non va sul canale e lo va a cercare. Quindi mi raccomando, ragazzi, se non avete attivato la campanellina, attivatela perché serve a qualcosa. In teoria, anche se non funziona, però attivatela comunque. Quindi questa è una cosa. In più, non conta le visualizzazioni, che significa che se 30.000 persone guardano il mio video, ne conta solo 15.000. E le views contate, effettivamente visibili, sono 15.000. Questa cosa ne comporta meno monetizzazione e tutto, meno views sui video, che è abbastanza demoralizzante, e tutto quello che ne concerne per views, fidelizzazione, tendenze e quant'altro. È un periodo di merda per YouTube, infatti è pure demoralizzante fare video, perché io carico il video tutto bello fatto, lì è pronto, spero che abbia comunque un seguito qualcosa, e poi mi fa 30.000 views in un giorno e dico ok, c'è un evidente problema. Però dico, non è che sono io che non mi si incula più nessuno, perché magari il giorno prima il video mi ha fatto 150.000 views e quello dopo, il giorno dopo, mi fa 30.000, quindi dico non sono io, ma mi sa che YouTube che ha qualche problema. Quindi ragazzi, in questo periodo è veramente stressante fare video, perché appunto non sai se il video va bene o va male, quindi è veramente demoralizzante il tutto. Ancora che tirano sta cazzo di acqua del cesso, ma che hanno cagato di Biagio Magri, sempre per rimanere in tema YouTube, descrivi la community di YouTube Italia in tre parole. Clickbait, dissing, challenge. Che fa il clickbait e le challenge mi ci infila anch'io, quindi nel dissing no. Andrea Diaria ci crede. Andrea Diaria ci crede. Andrea Diaria... Oh no! La dislessia, non lo so dire. Andrea Diaria... Un altro cognome strano, Diara, vabbè. Andrea Diara ci chiedi: tieni di più all'Apollo o all'amicizia tra te e Murri? Sei un grande, grazie per il suo grande, ovviamente alla mia Apollo, perché Murri, chi se ne fotte di Murri, vaffanculo. Oggi domande in tema YouTube, porca troia, mi sa che lo sfruttano nel titolo questa cosa. Alberto Strazzera ci chiede: se tra qualche giorno YouTube dovrebbe essere eliminato, io non sono il Master of Italian, no? Se tra qualche giorno YouTube dovrebbe, se tra qualche giorno YouTube dovesse essere eliminato per non so quale motivi, come ti sentiresti e cosa faresti? Grande Giampi, ti seguo da Trapani. Trapani? Mia, attenzione. Che trappa ne avete lì, Black and Decker? Comunque, a parte gli scherzi, cosa farei? Non ne ho la più pallida idea. Probabilmente cercherei lavoro, ovviamente. Come mi sentirei, ragazzi? Veramente una merda, perché sono anni e anni di lavoro buttati nel cesso. E poi YouTube non può chiudere senza un motivo, ragazzi. È il secondo sito forse più visto al mondo. Sbaglio dopo Google, quindi come cazzo fa a chiudere un sito del genere? Cioè, sarebbe un danno economico per la Google veramente impressionante. Certo, fa schifo, è lì per chiudere, perché fa solo danni. E se dovesse chiudere, mi vado a cercare un lavoro o non lo so, mi ammazzo probabilmente. Manuel Lazzari ci chiede: hai mai frenzonato una ragazza? Assolutamente sì, ma non vi racconterò né quando, né perché e né dove. Quindi ragazzi, per questo video di Giampi Tech era tutto, spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Se così fosse, fatemelo sapere con un bel pollice in su sotto questo video, e mi raccomando sempre di seguirmi sulla mia paginetta Facebook e su Instagram, perché lì pubblicherò la foto o il post per farmi le domande per il prossimo answer. Quindi seguitemi sui social, attivate la campanellina. Da Giampi Tech è tutto, e ciao ciao! Sì, ho copiato Murri chiudendo la videocamera, però chi se ne frega. Ciao ciao! We'll be right back.